Allora, un altro sbarco qui a Reggio Calabria, un altro sbarco di persone. Voi sempre presenti, com'è che vi siete organizzati questa volta? Allora, questa volta siamo ancora più organizzati rispetto al solito perché stiamo diciamo cooperando con le altre associazioni e queste persone arrivano morali e fisiche un po' disagiate perché hanno già parecchie ore di viaggio, non mangiano da tanto, quindi noi diamo un primo soccorso soprattutto morale, anche per quanto riguarda l'acqua, il cibo per sistemarsi e per riprendere la condizione fisica per il momento, in attesa poi che le autorità prendano i provvedimenti per dargli sistemazione opportune. Ecco, come avete vissuto queste ultime settimane di polemiche politiche, più che altro la legge contro i clandestini, noi siamo legge non legge, alla fine chi viene ad aiutare cos'è? Sì, che noi siamo volontari, siamo volontari e pensiamo prima di tutto alle persone che sono comunque esseri umani e hanno bisogno di un sostegno, quindi ci separiamo da queste polemiche, da questi discorsi, perché quello che andiamo a fare noi è ben oltre un discorso politico, un discorso di nazionalità e di tutto il resto, quindi quello che facciamo noi è principalmente aiutare il prossimo in maniera volontaria e con anche la domenica sera. Abbiamo fatto l'ultimo sbarco a Ferragosto, quindi siamo in tanti con buona volontà e tutti che remano verso la stessa direzione. Bene, grazie. No, Ecco, un altro sbarco al porto di Reggio Calabria, a breve arriveranno oltre 200 persone, chiamiamoli così, non clandestini o profughi o migranti, meglio persone, poi, e la Croce Rossa fa la sua parte. Ecco, anche la domenica siete tutti presenti per accogliere al meglio queste persone. Sì, è vero, siamo presenti anche di domenica, come Croce Rossa assicuriamo la nostra presenza. È previsto uno sbarco di 102 uomini, 79 bambine e 45 donne. Noi siamo organizzati con personale che farà soccorso sanitario insieme al 118 e siamo 22 soccorritori. Ci saranno 7 giovani che provvederanno all'assistenza con i bambini se dovesse esserci necessità. Per cui, come vedete, siamo sempre presenti anche di domenica. Bene, buon lavoro e... Grazie. Grazie. Sì, io non lo vedo.
mi date? Quando? La mascherina la vorrei. Ce l'ho. 18. Quindi ora vediamo. Dove ce l'hai? Tu ce l'hai, ma ce l'hai. Sì, l'ultima volta ero. Allora anche un pediatra ad accogliere delle persone, in questo caso anche dei bambini, sappiamo sì. Che ci sono presenti anche 79 bambini, qual è il vostro compito e il vostro primo intervento? Intanto saremo un gruppo di pediatri, saremo almeno 6. Faremo la prima visita, il primo controllo. I bambini in buone condizioni verranno subito portati presso il palazzetto di Pellaro, aperto per l'occasione. Di lato c'è la Lega Navale, sezione sud, parallelo 38, che darà una mano e già è pronta all'accoglienza di questi bambini. I bambini invece che avranno qualche problema, avranno qualche patologia in corso, in atto, verranno trasferiti subito ai riuniti. Ecco, in base alla sua esperienza, quali sono le patologie più frequenti che si scontrano? Sì, abbiamo intanto disidratazione, la prima, abbiamo poi bambini che non mangiano certamente da qualche giorno, hanno mangiato da un paio di giorni, e poi abbiamo bambini che arrivano o con febbre molto alta o con qualche malattia infettiva. Negli altri sbarchi abbiamo avuto anche casi di qualche caso di tubercolosi o di malaria. Ecco, diciamo che questo è il tempo che voi dedicate in maniera volontaria e assolutamente gratuita. Sicuramente, facciamo i pediatri, a maggior ragione questa è una cosa che ci fa piacere, dare una mano. Siamo sempre presenti. D'altronde io o altri colleghi, a secondo le nostre presenze in città, siamo sempre qui. Siete organizzati anche in questo senso? Abbiamo tre di noi, sì, in questo caso devo dire siamo 3 pediatri della Lega Navale che abbiamo la sede su Pello, appena saputo dello sbarco, allora già ci abbiamo fatto una rete tra di noi. Ecco. Grazie. Stanno parcheggiando da un'altra sì. Parte secondo me. Falso allarme. No, magari sono altre 2. Altre 3. 2. Oh,
Dovrebbe essere, sì, c'è gente. Su... Sembra che c'è gente. Sì, c'è gente. Sì, ma qua c'è l'anno, sta arrivando l'altra. Ma vedete, mi dovrete regalare una foto. Ma proprio lentissima, vedete, niente che porta gente però. Ah, ecco. E facciamoci questo. Quella lucina laggiù può essere che sia la seconda. Ok. Togli il flash e metti velocità bassa e apri più che poi il diaframma. Signori, per cortesia, un pochino più indietro. Il capo fa intenzione, adesso forza veloci. Dietro, dietro, dietro. Dai. Sì, qua.
Sei proprio davanti.
dalle 6 in poi. Prendi una bottiglia d'acqua e poi la porti da te. Quando arrivi? Quando partite? Verso quel pullman. Spostate verso dietro. Dietro. Semplicemente dietro. Per i maschi, per favore. Tra un po' sì, per gli uomini facciamo il cordone di qua per gli uomini, per favore. Il cordone di qua. No, bisogna che deve spostarsi dietro, perché questo il posto dove il cordone c'è, non ben capito. Thank you.
from? Huh? Where are you from? Syria. I'm from Italy. Eh? Where are you from? Don't. Syria. Syria, Syria. Abbiamo subito una Thank you.
però chiamateli in questo. I ragazzi sono non sono capire, ma ma c'è bisogno che la luce forse che hanno bisogno di luce, hanno bisogno della luce, stanno venendo tanti signori. Là quanti erano? 61. 23. Thank you.
Oh, my God.